con Martina Biesto, vice allenatore della Serie C della Libellula Volley Bra, ma hai anche tanti altri incarichi all'interno della società rossonera, però li vedremo in un secondo momento. Partiamo Martina parlando di prima squadra e quindi di Serie C. Sabato scorso c'è stata la trasferta vittoriosa a Trecate per 3-0, una trasferta che ha permesso alla Libellula di continuare il cammino positivo, ma soprattutto di continuare il cammino in testa alla classifica. Sì, è stata una partita, all'inizio abbiamo faticato un po' a entrare in partita, poi una squadra, abbiamo trovato un Trecate giovane e un under 16, un under 18, e all'inizio ci hanno contrastato molto a muro, ci hanno messo in difficoltà in ricezione. Malgrado ciò siamo poi entrati in partita e abbiamo finito con un 3-0, un'ottima prestazione da parte di tutte le atlete. Martina, parliamo di quello che aspetta la squadra, di quello che c'è insomma sul piatto per il prossimo turno, ovvero sia il derby cunese con l'Alba Volley, il derby di fuoco tra virgolette d'alta classifica, che si giocherà sabato alle 20:45 alla Libellula Arena. Libellula che ci arriva prima con 51 punti, l'Alba Volley seconda con 47. Che partita sarà, Martina? Insomma, so che ovviamente la state preparando con coach Oriana Arduino, però che match sarà secondo te? Ma secondo me sarà un match difficile, perché l'Alba Volley è una squadra forte. All'andata hanno saputo metterci veramente in difficoltà, dai primi palloni al servizio non siamo mai entrati in partita. Io spero che questo match di sabato sia affrontato in maniera diversa dalla nostra squadra, e cosa che credo sia possibile, perché abbiamo lavorato molto, ci stiamo allenando molto e la squadra sta crescendo molto anche. Come ho chiesto anche alla giovane centrale Francesca Conte, all'andata Alba fu l'unica squadra a battere la Libellula Volley Bra. Secondo te questo può essere un motivo di ulteriore carica per le ragazze per preparare la partita di sabato? Sicuramente, anche perché questo è un gruppo che ha una grinta veramente forte e competitivo, e questo si vede negli allenamenti, e questo porta ad avere degli allenamenti di alto livello che si riflettono anche nelle partite. Questa sconfitta con l'Alba è rimasta lì un po' a tutti, e quindi saremo cariche e secondo me anche un po' più tranquille nell'affrontare questa partita, anche perché dovessimo mai perdere, questi 4 punti di vantaggio comunque ci permettono in ogni caso di restare prima in classifica, quindi può essere un motivo in più per giocare più spregiudicate. Abbiamo ruotato nelle interviste tra le giocatrici, tra il presidente Cammardega, il vice Milanesi, adesso siamo con la vice coach. Com'è, ti chiedo, lavorare con coach Oriana Arduino, preparare le partite con lei, ma soprattutto gestire gli allenamenti settimanali? No, mi trovo molto bene, per me era la prima esperienza in un gruppo con una categoria, quindi io sono abituata a allenare soprattutto le giovani. Mi trovo bene, mi lascia spazio, mi lascia libera di fare di domande, di chiedere, quindi non posso altro che essere contenta. E lasciamo da parte la prima squadra, perché ho detto prima che hai diversi incarichi, tu sei nell'under 12, under 13, under 14, quindi spazi tantissimo su quello che è il settore giovanile rossonero. Come stanno andando le squadre? Mi dicevi prima che c'è un appuntamento importante nel fine settimana, e poi parliamo anche di un'altra cosa che invece si è già verificata, però andiamo con ordine. Sì, no, ieri siamo arrivati vittoriosi da questo torneo di carnevale al Custorino con l'Under 13, questo è l'ennesimo torneo che questo gruppo vince, è un gruppo che insieme all'Under 14 sta lavorando veramente bene. Infatti domenica avremo la finale provinciale di Under 14 e la Libellula sfiderà appunto il Playasti. È un giovanile che sta dando i suoi frutti, ormai mio papà Giuliano è 3 anni che siamo qua e alleniamo le varie categorie Under 12 e 13 e ci siamo trovati veramente bene e speriamo di portare la Coppa a casa. Per specificare, la finale di domenica sarà, se non sbaglio, Cavaller Maggiore, invece la finale di ieri si è giocata al Pala Ruffini a Torino. Pala Ruffini, è stato veramente bello, perché entrare in un palazzetto così grande, tutto per noi, e vincere il torneo è stata un'emozione unica. Per chiudere, Martina, com'è
Il tuo punto di vista, cioè tu alleni e comunque hai un occhio di riguardo, anche tecnico, comunque anche umano, con le ragazze più giovani e poi ti affacci invece con quelle più esperte di prima squadra. Com'è, diciamo così, questo percorso completo nei colori rossoneri? Il modo di relazionarsi differente, anche perché io nelle giovanili faccio il primo allenatore in Under 12 e poi seguo mio papà in Under 13 e 14, quindi è un rapporto diverso. Con le ragazze della Serie C, essendo al secondo, sono un pochino più vicina a quelle che sono le esigenze delle ragazze, però mi ascoltano e quindi sono contenta.